Senatore Mirabelli. Sì, Presidente, le porto via anch'io un minuto per chiedere, di farsi interprete della necessità da parte del Governo di dare una risposta urgente a un'interpellanza presentata di recente, l'atto 2253. È stato presentato di recente questa interpellanza, però credo che la risposta sia urgente perché riguarda un provvedimento che abbiamo assunto quando abbiamo votato la legge sull'emergenza abitativa, che prevede una detrazione fiscale di 900 euro o 450 euro a seconda dei redditi per chi abita negli alloggi sociali. Ora, siccome la definizione di alloggio sociale è chiara nella legge ma non appare chiara al Ministero dell'Economia, ed essendo questo il periodo in cui si devono fare le dichiarazioni dei redditi, è importante capire il Ministero che interpretazione dà di questa legge e cosa sta predisponendo per rispettare questa legge. Per noi alloggio sociale è, così come stabilito nella legge del 2008, gli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica più tutti gli alloggi a canone in affitto, a canone sociale non profit. Se questa è la definizione, vuol dire che stiamo parlando di molte famiglie che avrebbero diritto a questa detrazione. Bisogna capirlo, credo, in questa fase. Tra l'altro è una sollecitazione che viene anche dai CAF, per cui chiedo al Presidente di fare pressione perché questa risposta arrivi in fretta. Grazie. Grazie a lei, senatore.